Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto, mi aggiusto il microfono e prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account di servizi streaming. Andate sul link in descrizione, scegliete il servizio a cui abbonarvi, può essere Netflix, Disney Plus o Spotify, e mi raccomando, in fase di acquisto dell'abbonamento inserite il codice sconto Barley per un 5% in più di sconto sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto in più su tutti gli altri abbonamenti. Iniziate a risparmiare con GamsGo, così avrete più soldi da spendere nelle vostre birre preferite. Oggi parliamo di un film del 2024 attualmente disponibile su Apple TV e Amazon Prime Video America. Fuck yeah! Potete tranquillamente accedervi con una buona VPN. VPN, sponsorizzami! Un film che mi ha fatto volare davvero altissimo. Era davvero molto tempo che un film non mi appagava così tanto. Un film, tra l'altro, di cui secondo me si è parlato pochissimo. E se ne è parlato anche male. Ho letto tante recensioni, visto video, ho cercato dappertutto una voce che avesse interpretato questo film come l'ho interpretato io, ma non l'ho trovata. Questo può voler dire due cose. O questo film l'ho capito solo io, o io ho visto proprio un altro film. Cosa più che possibile, per carità, perché la pellicola di cui sto per parlare tocca una corda per me sensibilissima, cioè quella del fotogiornalismo di guerra. Il titolo del film è Civil War, scritto e diretto da Alex Garland, interpretato tra gli altri da Wagner Moura e una Kristen Dunst nel ruolo della vita. Le immagini di ogni guerra negli anni hanno scosso l'opinione pubblica, creando un'avversione di massa verso la violenza, la prevaricazione e la morte degli innocenti. Senza il lavoro di chi queste immagini le ha prodotte, cioè il fotogiornalista di guerra, non sarebbe mai esistito il ripudio della guerra. Ma oggi che viviamo nel flusso di immagini perpetuo, dove su Instagram durante la stessa scrollata di reel ti può capitare un bambino mutilato in Palestina, una ricetta vegana e un balletto idiota, ce lo ricordiamo ancora che cosa vuol dire guerra? Forse no, ragioniamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Per questo film è doveroso partire dal regista, perché stiamo parlando di uno degli elementi più geniali della sua generazione. Alex Garland, classe 1970, nasce a Londra e a 26 anni esordisce come scrittore con il romanzo The Beach, che non solo diventa un bestseller, ma diventa anche un film con Leonardo DiCaprio diretto dal regista Danny Boyle, regista con cui inizia una prolifica collaborazione creativa. Il duo Garland-Boyle sforna il suo capolavoro nel 2001 con 28 giorni dopo. Lo zombie movie che, dopo Romero, ridefinisce il genere dello zombie movie. Se non avete mai visto 28 giorni dopo, assolutamente recuperatelo. Lo trovate su Amazon Prime Video. Nel 2015 Garland fa il suo esordio come regista. E che esordio, ragazzi! Il primo film del genietto londinese è Ex Machina, uno dei film di fantascienza più belli degli ultimi anni. Anche Ex Machina lo trovate su Amazon Prime Video ed è una visione consigliatissima. Dopo il grande successo di Ex Machina, Alex Garland decide di esplorare forme estremamente simboliche e metaforiche con il suo cinema. Forse troppo simboliche e metaforiche. Nel 2018 realizza infatti Annientamento dall'omonimo romanzo di Jeff Van der Meer, film non riuscitissimo secondo me, che scatenò qualche polemica alla sua uscita perché invece di una normale distribuzione nelle sale cinematografiche venne distribuito in streaming direttamente su Netflix. Beh, a quei tempi era una cosa strana, eh? Oggi è normale. Cosa che fece storcere un po' il naso ai fan di Garland. Ma in realtà probabilmente il film nelle sale avrebbe floppato malissimo e distribuirlo su Netflix ha un po' limitato i danni. Nel 2022 Garland realizza Man, un horror a dir poco folle. Siamo quasi ai livelli di Ari Aster qui, eh? Un film dove mischia mitologia celtica ed esoterismo ad un tema attualissimo, cioè la violenza fisica, ma soprattutto psicologica, dell'uomo sulla donna. Man, film molto particolare, visione non semplicissima, ma se siete curiosi lo trovate su Amazon Prime Video.
Certo che anche tu Amazon uno sponsorino. E arriviamo al 2024, anno in cui Alex Garland realizza Civil War. Iniziamo subito col dire che questo film è stato venduto malissimo. Dalla locandina, questa qui, alla sinossi. Leggo come viene presentato questo film su tutti i siti di informazione cinematografica italiani. In un futuro prossimo, una guerra civile sconvolge gli Stati Uniti, divisi tra stati fedeli al presidente e stati secessionisti. Un gruppo di giornalisti decide di intraprendere un viaggio verso una Washington sotto assedio per tentare di intervistare il presidente. Allora, sì, ma no. Diciamo che la sinossi è corretta, ma in queste tre righe manca tutto il contesto e soprattutto manca il sottotesto che è il vero cazzotto in faccia di questo film. Innanzitutto non direi che Civil War è ambientato in un prossimo futuro. Non c'è niente in questo film che dia la sensazione di essere in un prossimo futuro. Anzi, è esattamente il contrario. E vi spiego subito perché. In questo film manca la tecnologia dei nostri tempi. L'oggetto più tecnologico che vedrete in Civil War è un computer portatile che si vede in una scena e poi scompare. All'opposto non ci sono smartphone, non ci sono telecamere digitali, il wifi viene nominato come una cosa di lusso. Le due fotografe protagoniste del film utilizzano macchine fotografiche a pellicola, nemmeno digitali. Più che un futuro prossimo, direi che Civil War è ambientato in un tempo distopico, simile al nostro, ma diverso dal nostro. Diverso soprattutto nelle possibilità tecnologiche. In questo contesto torna centrale il ruolo del fotogiornalista di guerra, quello che va al fronte a scattare foto alla realtà per documentare la follia della guerra, come monito a chi se ne sta tranquillo a casa per avere la forza e il ruolo di dire: guardate tutti questa morte e questa violenza, guardatela perché non deve succedere più. Durante il viaggio dei protagonisti assistiamo all'educazione alla guerra di una giovane aspirante fotogiornalista, interpretata da una sorprendente Kylie Spaney, da parte di una fotogiornalista ormai consumata, interpretata da Kirsten Dunst, che ormai ha visto tutto nella vita. Ha visto tutto il male che l'uomo riesce a creare. Ed è come se non provasse più emozioni. È bellissimo il rapporto tra questi due personaggi. La giovane fotografa ha fame di esperienza e, dopo un più che naturale impatto traumatico con la guerra, diventa più spietata. Capisce che è lo scatto quello che conta, non il soggetto dello scatto. La fotografa di esperienza, invece, più si addentra a questo ennesimo viaggio di morte, più si rende conto che tutta la sua vita e la sua carriera sono state inutili. Perché se la sua missione era mostrare le atrocità della guerra per far sì che il mondo la ripudiasse, beh, la sua missione è miseramente fallita. Civil War è un road movie che percorre la follia omicida del genere umano. Follia omicida giustificata dalla guerra. Protagonista di questo film non è una guerra civile, ma è la violenza ingiustificata che l'uomo non vede l'ora di manifestare, in un contesto in cui è giustificato a manifestarla. Non importano i perché di una guerra, quello che importa è che la guerra c'è. E durante una guerra io posso fare quello che voglio, anche se quello che voglio è torturare, uccidere, depredare, violentare e fare pulizia etnica. Garland in questo film ci racconta che l'umanità non vede l'ora di massacrarsi a vicenda, aspetta solo l'innesto. Secondo me la genialità di questo film risiede in due elementi. Il primo, la scelta di non utilizzare le tecnologie moderne, come se fosse una guerra del passato. La seconda, per me la più entusiasmante, la scelta di ambientare il film negli Stati Uniti, la culla della democrazia, il simbolo dei più alti valori dell'Occidente, coloro che addirittura la democrazia la vorrebbero esportare. Questa scelta di Garland è fondamentale. Perché se il film fosse stato ambientato, per esempio, in Medio Oriente o in un qualsiasi altro paese al mondo dove siamo abituati a vedere la guerra, dove siamo assuefatti a vedere la guerra, avremmo sicuramente detto: vabbè, ma quelli non siamo noi, quella non è la nostra guerra e non potrà mai essere la nostra guerra. Invece in Civil War è la nostra guerra. La guerra del bianco, democratico, cattolico, genitore, devoto alla famiglia, difensore della libertà, che però, se si crea l'opportunità, non vede l'ora di imbracciare un fucile e sparare al vicino di casa perché da anni gli ruba il parcheggio. Purtroppo questo film è stato preso come una critica a Trump, una critica agli Stati Uniti, una critica politica alla società americana. Ma non è così. Questo film è una profonda critica al genere umano intero, senza bandiere. Come ho detto all'inizio di questo video, Civil War ha toccato una corda molto sensibile per me.
perché io sono un enorme estimatore di due fotogiornalisti di guerra che secondo me hanno fatto la storia. Uno è Robert Capa, che tra il 36 e il 54 ha raccontato direttamente dal fronte la guerra civile spagnola, lo sbarco in Normandia, la guerra arabo-israeliana e la guerra in Indocina, dove morì su una mina antiuomo. Capa aveva un credo, cioè quello di scattare il più vicino possibile all'azione. Per lui una foto, per essere buona, doveva essere scattata a pochi metri dal soggetto, altrimenti avrebbe perso di efficacia. Era un fotografo d'azione, non amava fotografare soggetti immobili, infatti tutte le sue foto sono appena fuori fuoco. Capa si rifiutò di fotografare i campi di concentramento dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dicendo: nei campi di concentramento ci sono già troppi fotografi e ogni nuovo scatto a quell'orrore servirà solo a diminuire l'effetto totale. Praticamente un precursore dell'apatia in cui siamo piombati oggi. Anche se la sua frase che amo di più è: la guerra è come un'attrice che invecchia, sempre più pericolosa e sempre meno fotogenica. C'è un libro bellissimo su Robert Capa che si intitola appunto Appena fuori fuoco ed è una lettura che vi consiglio di cuore. L'altro fotografo di guerra la cui biografia mi ha sempre spezzato il cuore è Kevin Carter, che tra il 1970 e il 1994 ha raccontato con le sue foto le sanguinosissime guerre che hanno smembrato l'Africa in quegli anni. Carter ha vinto il premio Pulitzer nel 1993 con una foto che poi è diventata la sua condanna. Questa foto, scattata in Sudan, dove una bambina sfinita dalla fame si accascia a terra mentre un avvoltoio alle sue spalle aspetta paziente quello che sarà presumibilmente il suo prossimo pasto. Una foto terribile che segnò Carter nel profondo, che infatti un anno dopo, il 27 luglio del 94, si toglie la vita, sopraffatto da tutta la morte e la violenza che ha visto attraverso la sua macchina fotografica. Civil War è un film che restituisce dignità a personaggi come Capa e Carter, che restituisce dignità all'importanza delle immagini che provengono dalle zone di guerra, che oggi sono nascoste tra ricette e balletti, ma che dovrebbero avere lo stesso ruolo e lo stesso potere di monito e avvertimento. Non me la sento di abbinare una birra a questo film, ma me la sento assolutamente di consigliarvelo. Guardate Civil War di Alex Garland e iniziate a temere la vostra immagine riflessa nello specchio, perché sarà probabilmente la prima persona a spararvi in fronte se messa nella condizione di poterlo fare. E dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona riflessione e non fermatevi alla prima.